bentornati sul mio canale. Strano, ma ho fatto una piccola spesa al Lidl, però il Lidl quello vicino a casa, perché ero un pochino di corsa e mi servivano alcune cose che ho preso in merito a una festa che si farà a scuola settimana prossima. Quindi ho qua lo scontrino, vi dico quello che ho preso e vi faccio vedere quello che appunto ho preso. Partiamo subito con due pani, diciamo così, un bastoncino quindi alle olive, perché piace a mio marito, vabbè, non sto a dirvi il prezzo, comunque aspettate, se volete ve lo dico subito. Allora, il pane, quindi bastoncino alle olive 0,39, e poi ho preso questo pane al grano saraceno, pesa tantissimo, è un pane scuro a forma di cuore, tra l'altro una forma bellissima, e questo qui l'ho pagato 1,99 euro perché è molto molto pesante. Infatti, vabbè, ha la forma tra l'altro di cuore, col pane saraceno, un pane scuro che a me piace, a me piacciono i pani un po' particolari piuttosto che il classico pane bianco. Poi ho comperato, perché volevo provare, spero che anche mio marito sia favorevole, questo cappuccino da fare con l'acqua calda, quello che di solito Elisabetta fa vedere anche lei nei suoi acquisti alla Lidl. Questo è cappuccino e caffè, quindi normale, non è decaffeinato, sono 10 appunto confezioni, e questo qui è stato pagato, allora, Nescafè cappuccino 2,49. Volevo provarla, anche se io non sono un grande amante di cappuccini. Poi ho comperato, per questa festa appunto, a proposito, un panettone classico della marca Favorina, eccolo qua. C'erano vari tipi di panettone, anche il panettone quindi della Deluxe, però ho pensato che quello classico tradizionale possa essere sempre il migliore, e questo panettone l'ho pagato, allora, panettone 3,29 euro, classico panettone da, penso che sia un chilo, quello che è, esatto, da un chilo. Poi ho comperato la cosa più, ve la faccio vedere dopo, il torrone Deluxe, morbido torrone con mandorle, agrumi, canditi e pistacchi. Eccolo, questo della linea Deluxe, questo qua, eccolo qui. Questo qui l'ho pagato, il torrone, allora, 1,99 euro, quindi da sempre da portare a questa festa. Poi, sempre per la festa, ho deciso di comprare del cioccolato, perché io ero addetta, diciamo, sono almeno tra il gruppo di quelle che dovranno portare la parte dolce della festa. Allora ho pensato di portare anche dei cioccolatini e ho comperato, che adesso guardo un attimino quanto costano, ok? Questi qua, praline al cioccolato fondente, queste qui, che sono 250 grammi, sono queste ripiene con crema al cacao. E queste qui, e poi ho pensato di portarle anche al cioccolato al latte, queste qua ripiene, in questo caso, come vedete, ripiene con crema al latte e cereali. Entrambe le confezioni, quindi sia questa al cioccolato fondente che l'altra, le ho pagate 1,99 euro. Sono 250 grammi, sinceramente non ho idea quanti ce ne siano dentro, comunque sono mezzo chilo, insomma, di cioccolatini, credo che vadano bene. E dulcis in fundus, se, visto che mio marito non credo verrà mai a vedere un mio video, quindi su YouTube, mi sono decisa a comprare le spazzole di Christina Aguilera. Eccole qua, le ho trovate, ne ho prese solamente due. C'erano ovviamente anche le piastre, le varie piastre, vari modelli di piastre, e tre tipi di spazzole, ne ho prese solamente due, quella classica da pettinare, quindi i capelli, che è questa, e questa qui l'ho pagata, allora, per spazzola per capelli, sì, costano uguali, 2,99 euro, e questa qui per questa qua, quindi quella in aspettate, quindi c'era scritto qua spazzola per capelli, sì, però vabbè, leggiamolo in italiano che è sempre meglio. Per una messa in piedi, corpo metallico con rivestimento in ceramica per una distribuzione ottimale del calore, e questa qua, quindi ho preso tutte e due a 2,99 euro. Se mio marito mi scopre, sono fritta, perché ho la casa piena di spazzole, phon, piastre e cose varie, e tutte le volte che le vedo, non so perché, ma mi interessa comprarne altre.
E ho comprato queste. E finito, questo era il mio tutto, tutta la mia spesa oggi che ho fatto alla Lidl. Non mi serviva altro perché le cose principali le avevo già precedentemente, quindi comprato, meglio ieri che sono andata a fare la spesona all'Esselunga, e mi servivano queste al limite per portare alla festa. Per quanto riguarda il resto, che Elisabetta ci mostra sempre, questo Lidl è un po', diciamo, così, l'ha messo un po' male. Infatti c'erano anche le confezioni del Tesoro d'Oriente, dove c'era il bagnoschiuma con la candela, ma 99 su 100 c'era solo il bagnoschiuma e la candela se l'erano già rubata. Quindi è meglio sempre l'altro Lidl, al quale devo prendere di sicuro la macchina per recarmi, per cui, essendo di fretta oggi, ho preferito fare le cose vicino a casa. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Buona giornata a tutti.